こんにちは、泉です。Oggi voglio parlare della particella to. La particella in giapponese si dice joshi. Come dice la parola in italiano, la particella è la parola piccola, di solito una o due sillabe e massimo sono quattro sillabe. La particella toha il significato di congiunzione, ma gli usi sono tanti. Oggi vorrei presentarne quattro, di cui due sono abbastanza semplici per unire due parole, gli altri due sono più articolati nella frase. Una cosa molto importante è che tutte le particelle non sono indipendenti come parola, quindi non può esistere da sola e non può cominciare con la particella. Quindi l'errore che sento spesso è cominciare to la frase per dire e. Questo è un errore, non si può fare. Nel video vi spiego gli usi della particella to e per cominciare la frase al posto di to come si può fare. Guardatelo fino alla fine. Primi due significati del to. 1. Insieme. Io e qualcuno insieme. Quindi, 私は友達と公園に行きます。Io, insieme ad un amico, vado al parco. Quindi, 友達 è la parola che indica una persona con cui faccio qualcosa.Quindi in italiano sarebbe insieme, insieme a questa persona. 2. E. Esattamente in italiano è e di congiunzione. Kami to pen. La carta è la penna. Kami to pen o kaimasu. Compro la carta e la penna.In questo caso, io ho detto questi sono due esempi semplici. Prima di to c'è solo un sostantivo. Kami, tomodachi, eccetera. Secondo me la particella deve imparare a un'immagine, non esattamente alla traduzione in italiano, ma to a un'immagine di insieme.Quindi, kami to pen, è vero che la carta e la penna, ma queste due cose sono insieme. Questo è il concetto di to, per la congiunzione. E quando volete fare la frase con la congiunzione di tipo io sono italiano e studente. 私はイタリア人です。と学生です。Non si può dire, ma invece...私はイタリア人です。そして学生です。Al posto di to usiamo そして per cominciare la frase. Un altro tipo. Ieri ho mangiato con gli amici, poi sono uscita. 昨日友達とご飯を食べました。それから出かけました。In questo caso la congiunzione di tempo, allora non そして ma usiamo それから。Dopodiché.Adesso vi parlo degli altri due usi, pochino più articolati. Uno è la citazione. Prima della to ci vuole una frase, esprime il contenuto di penso che, oppure detto che, oppure scritto che, una cosa così. E contenuto. In effetti questa parte prima di to deve essere la frase che finisce con la forma piana. Tanaka-san wa...明日会社に来ると思います。Io penso che Tanaka-san domani verrà alla ditta. Tanaka-san wa kaisha ni kuru. Questa è la parte secondaria e che quello che penso, il contenuto, to omoimasu, penso che. In questo modo si può usare anche to imasu, dico che, oppure to imashita, ho detto che.Tanaka-san wa ashita kaisha ni kuru to iimashita. In questo caso il soggetto della frase è Tanaka-san. Tanaka-san ha detto che lui verrà domani alla ditta.
Anche in questo caso, prima di to ci vuole una frase che finisse con la forma piana. Comunque di questa cosa io ho parlato nel video 37, quindi chi non ha visto ancora, consiglio di vederlo. Andiamo avanti. Il secondo caso, in realtà, il tema vero di oggi è proprio questo. To per la congiunzione di se barra quando. Vedete queste frasi? Osake o nomuto genki ninarimasu. Quando bevo sake, cioè alcolici in generale, divento energetica. Osake o nomuto genki ninarimasu. Ripetiamo. Haru ninaruto sakura ga sakimasu. Quando diventa la primavera, fioriscono i ciliegi. Ripetiamo. Kono hon wo yomu to atama ga yokunarimasu. Se leggi questo libro diventerai intelligente. Ripetiamo. Ultima. Keiki o taberu to futorimasu. Se mangio la torta ingrasso. Ripetiamo. Queste sono le frasi di se barra quando, ma sempre la causa e effetto sono legate molto automaticamente. Cioè, se succede prima cosa, automaticamente questa è la conseguenza. La particella to di congiunzione A e B può significare anche questo. Nella lingua giapponese, questo tipo di frase con to non è la frase ipotetica al 100%. La frase ipotetica è che immagino qualcosa che può succedere ipoteticamente e dico la conseguenza. Ma con la frase in to, questa conseguenza deve essere quella naturale. Quindi non ci deve stare come la conseguenza il mio desiderio oppure chiedere di fare qualcosa con te kudasai, eccetera. La frase con la mia volontà non ci può stare. Di tipo se vinco alla lotteria voglio comprare la macchina. Questo tipo di frase con la to non si può dire. Facciamo un po' di esercizi. Che succederà se denki o tsukeru to? Se accendo la luce, akarukku narimasu, diventa luminoso. Eyakon o tsukeru to, se accendo l'aria condizionata, suzushiku narimasu, diventa fresco. Koko ni okane o ireru to, se metto qui i soldi, kippu ga demasu. Esce un biglietto. Botan o osu to? Se premo un bottone? Denki ga tsukimasu. Accende la luce. La conseguenza che ho detto sono quelle tipiche, ma possono essere anche altre cose. Voi come avete pensato? Per dire la frase ipotetica di se, abbiamo studiato anche tara. 明日雨が降ったら出かけません。Se domani piove non esco。Questo tipo di frase。Ma non solo in giapponese c'è un'altra ipotetica che usiamo, ba. La forma del ba e la frase ipotetica di ba lo studiamo nel prossimo video, quindi iscrivetevi al mio canale per non perderlo. La lezione di oggi finisce qui. Ci vediamo presto! Ciao!